Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di liquidarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, siamo giunti alla quarta domenica dell'Avvento. Sembrava pochi giorni fa che abbiamo iniziato questo itinerario, questo percorso che ci sta portando verso la nascita di Gesù. Per cui siamo partiti proprio con quell'atteggiamento di fondo di vivere questa attesa, un'attesa con profonda responsabilità, un'attesa con grande gioia, perché vogliamo vivere quest'anno l'esperienza della nascita di Gesù veramente come una novità per il nostro cuore, per la nostra conoscenza, per la nostra intelligenza. Non vogliamo più rimanere ad una superficie di una superficie del cuore per un'esperienza così importante, ma vogliamo che sia un'esperienza che tocca proprio le corde più profonde della nostra anima, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di certezze e di verità che solo la parola di Dio, solo Gesù ci può dare a noi, quello che chi ha veramente come obiettivo conoscere la verità. Allora, questo percorso ci sta veramente catturando il cuore e ci sta mettendo in una condizione di novità, quella novità che scopriamo anche oggi attraverso la liturgia di questa domenica, che si incentra un po' sul segno di questa nascita, no? Che è stata profetizzata dal profeta Isaia, e quindi la conoscenza del Vecchio Testamento che non mancava anche nel cuore di Maria come nel cuore di Giuseppe, porta soprattutto alla Vergine ad aderire a questo progetto importante che il Padre ha sull'umanità, quell'umanità che era stata creata per un atto d'amore, è stata creata per un atto gratuito di amore, e voleva che il buon Dio, che l'uomo, non fosse destinato alla sofferenza, alla morte, ma potesse vivere di quella partecipazione della sua vita divina in tutto ciò che è espressione di eternità, di perfezione. L'uomo non conosceva la sofferenza e la morte quando il Signore ha voluto crearsi quella creatura per dialogare, quella creatura da amare che siamo noi a sua immagine e somiglianza, ma per un atto di disobbedienza, un atto di mancanza di umiltà, abbiamo perso questo meraviglioso dono che poi, come noi tutti lo chiamiamo peccato originale,
che ha la sua trasmissione nelle generazioni e generazioni, che naturalmente ci ha escluso da questo progetto di vita, perché in Dio non c'è la morte. E siccome appunto Dio, che la vita è l'amore, un amore anche incondizionato, un amore che va oltre anche quello che può essere stata la scelta dell'uomo di allontanarsi, la sua, direbbe Santa Caterina, la sua follia si esprime proprio in questo mistero d'amore, in questo mistero dell'incarnazione, che la seconda persona della Santissima Trinità, la Sapienza Eterna, prende corpo nel tabernacolo, nel primo tabernacolo della storia umana, che è il grembo di Maria, e che viene appunto in mezzo agli uomini, nasce, Maria ci dona Gesù, e oggi vediamo proprio il ruolo principale che ha sia Maria che Giuseppe, noi nella liturgia. La Vergine abbiamo visto che naturalmente si mette all'obbedienza, accoglie Giuseppe come suo sposo, perché è volontà di Dio e perché devono dare anche una famiglia a questo bambino. Per cui Maria con umiltà si pone con obbedienza ad eseguire la volontà di Dio, e addirittura, ecco, la mamma non sceglie nemmeno il nome, perché il nome è stato dato dal cielo, si chiamerà Gesù. Così anche la stessa sorte un po' per Giuseppe, questo uomo straordinario, questo padre che si assume una paternità non sua, ma lo comprende dopo aver fatto un'esperienza forte. Quindi in certo qual modo Giuseppe riflette un po' la nostra fede, che in primis possa vacillare, che possa avere i suoi dubbi, le sue titubanze, e quindi non voleva fare del male, no, a questa giovane donna che veramente era, essendo la piena di grazia, era luce per tutta la realtà in cui viveva. Per cui, non sapendo come doveva affrontare questa situazione, il buon Dio gli viene incontro e gli fa, attraverso questo sogno, di non temere, di non aver paura, di prendere Maria come tua sposa, perché questo bambino che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo. E quindi anche a Giuseppe viene detto che questo bambino si chiamerà Gesù, perché salverà il popolo dai suoi peccati. Per cui è bello oggi vedere questa paternità messa a servizio di Dio, questo ruolo di quest'uomo che nonostante tutto ha vinto, no, le sue resistenze, ha vinto quello che era il suo orientamento di non voler accettare, ma conoscendo, riuscendo a intuire che vi era un progetto forte che doveva accettare, ma accetto non in un modo passivo per accontentare, accetto in un modo di obbedienza, quell'obbedienza che è tanto cara a Dio, come anche la Vergine Maria è la donna obbediente alla volontà di Dio, ed entrambi che sono i genitori poi di Gesù, che costituiscono la Sacra Famiglia, noi vediamo in questi coniugi, in questa coppia, no? Una obbedienza unita nell'esperienza della fede, quella fede che li ha resi grandi, perché sono stati capaci di superare, soprattutto Giuseppe, i limiti della ragione e dei calcoli umani, che non sentiva di prendersi questa responsabilità, ma per fede e insieme, unito all'esperienza della fede di Maria, accetta e aderisce alla volontà del Padre, quello di donare una famiglia a questo bambino, che naturalmente farà
la sua esperienza di crescita all'interno all'interno di questo nucleo familiare, per poi prepararsi a quello che sarà la sua attività di predicazione per rinnovare l'invito alla conversione all'umanità e far sì che con la sua morte, la sua passione, morte e risurrezione, fa entrare tutta l'umanità in questo dinamismo di passaggio dalla morte alla vita, quindi all'esperienza della risurrezione. Per questo credo che Giuseppe oggi merita veramente una riflessione particolare, proprio per il suo coraggio, per la sua fede, fiducia, per il suo essere a disposizione del regno di Dio, ma lo fa in un modo veramente straordinario, con il silenzio, discrezione e obbedienza, che sono tre atteggiamenti importanti proprio per la vita spirituale. Molte volte noi entriamo, no, un po' in questo mondo caotico anche dell'esperienza spirituale, corriamo in tante realtà, in tante situazioni, cercando chissà quale verità, mentre la nostra verità ce l'abbiamo sotto gli occhi, che è l'Eucaristia, dove Gesù è presente, dove il Maestro è presente in corpo, sangue, anima e divinità, e sembra che il cuore dell'uomo non è appagato, perché ha bisogno sempre di cercare chissà qualcosa per convincersi che Dio esiste. Il Signore ce l'ha detto: chi viene a me, ecco, avrà la vita. E allora noi dobbiamo, per fede, guardare, contemplare, meditare, gustare la presenza eucaristica, che è una presenza trasformante ogni giorno per noi, anche in un rapporto intimo, un rapporto di amore e di amicizia con il Signore. E Giuseppe e Maria hanno fatto proprio questa esperienza, ecco, crescendo Gesù nella loro vita, non hanno fatto altro che una scuola di incontro, dialogo con la parola che avevano sotto gli occhi, e silenziosamente, discretamente, si sono nutriti, si sono fortificati. Soltanto che Giuseppe lascerà prima il mondo che Gesù avrà il suo compimento del mistero pasquale. Maria si preparerà proprio per vivere quel momento della Pasqua, momento della passione, per unirsi nella volontà del Figlio, per realizzare la volontà del Padre, ripeto, che è quella di salvare tutta l'umanità, salvare ogni uomo, perché ognuno di noi siamo stati riscattati dal preziosissimo sangue di suo Figlio. E allora io direi che, come Giuseppe, come Maria, che con la potenza dello Spirito, con la loro preghiera, hanno fortificato la loro volontà nell'amore e quindi nella disponibilità a Dio, hanno fortificato la loro intelligenza attraverso la conoscenza della parola. Per cui noi abbiamo, cari fratelli, questi due meccanismi importanti della nostra struttura antropologica. Io direi proprio che il Natale è proprio la discesa di Cristo nella nostra struttura antropologica, dove il Signore viene per illuminare la nostra intelligenza a saper discernere ciò che è bene e ciò che è male, a fortificare la nostra volontà affinché siamo fedeli, siamo perseveranti nell'operare il bene, nell'amore, che non sempre è facile, perché molte volte lo diciamo: faccio del bene e non vengo capito, ricevo del male, ci scoraggiamo, poi vogliamo mollare. No, la fortezza, che dono dello Spirito, che ci viene dato proprio da questo bambino che nasce dentro di noi,
ci deve dare proprio questa spinta a non indietreggiare nel nostro cammino di fede, ma essere sempre più forti, perseveranti e credenti, affinché quando viviamo queste battaglie della nostra vita nei confronti di un mondo che ci pone sempre degli ostacoli per la nostra fede, non cadiamo in quell'ombra di dubbio che in certo qual modo ha preso l'intelligenza di Giuseppe, ma siamo svegli, siamo determinati a seguire Cristo fino in fondo al mistero della croce. E allora solo in questo contesto di una scelta fatta in un modo solido della vita spirituale, tutto viene di conseguenza, come il nostro impegno di pregare per le anime del purgatorio, per i defunti, perché siamo convinti, siamo con la fede certi che la nostra preghiera è un'espressione di amore verso una realtà spirituale dove, per conoscenza della Scrittura, sappiamo che ci sono delle anime che hanno bisogno di espiazione e di purificazione, la Chiesa purgante, di cui la Chiesa militante, la Chiesa terrena, che siamo noi, e che loro stanno rispondendo a questo dono meraviglioso attraverso questa preghiera, possiamo aiutare questi nostri fratelli con una donazione della preghiera, di un sacrificio, di un momento un po' critico, vivendolo sempre in quello spirito di silenzio, di obbedienza e di offerta, perché Gesù, le cose per il Signore non si fanno in una maniera plateale, le cose di Dio si vivono nel nascondimento più totale, come è stata la vita di Maria, come è stata la vita di Giuseppe. Poi, quando Dio vorrà glorificare le sue opere in quelle realtà in cui ha puntato, perché li ha scelti come strumenti per una cooperazione, sia fatta la sua volontà. Ma noi dobbiamo sempre cercare di tenere quell'equilibrio umano-spirituale dove regna la virtù dell'umiltà, perché soltanto con l'umiltà si cresce nella conoscenza e nell'amore di Dio. E allora, con forza e vigore, proseguiamo questo nostro cammino per sostenere questa Chiesa purgante con le nostre preghiere, che rinnoviamo l'invito a tutti con la vostra presenza la terza domenica del mese di gennaio, che sarebbe appunto il 15 gennaio, e sempre alle 15:30, e non ci dobbiamo stancare, non dobbiamo mollare, ma con quella fede viva, quella fede che veramente sa farci gustare la presenza di Dio nella nostra vita, dobbiamo gustarcela e vivere in pienezza. Non dobbiamo permettere né a nessuno e né alle cose del mondo di rovinarci il nostro rapporto con Dio, perché Dio ha puntato tanto su di noi, mandandoci addirittura il suo Figlio per poterci amare. E noi cosa facciamo per poter amare Dio sopra ogni cosa? Vi lascio con questo interrogativo per questa settimana in preparazione della nascita, di questa attesa della nascita del Signore. Attenzione, e concludo, non facciamo che sia una nascita esteriore, emozionale, presepe, grotta, bambino, povertà, tutti questi sentimenti che facciamo sì che quest'anno sia una nascita antropologica, una nascita interiore, dove Gesù viene veramente a toccare la nostra intelligenza e il nostro cuore, affinché possiamo avere un desiderio maggiore di conoscere il piano salvifico di Dio nella sua parola, e possiamo amare in un modo incondizionato, senza aver paura, perché il Signore per amore ha dato la sua vita per noi. Amen.